Al telefono il direttore generale dell'azienda ospedaliera Rummo di Benevento, l'avvocato Nicola Boccalone. Avvocato, allora c'è stata una proroga al 31 dicembre per i precari dell'azienda, una notizia che ha ricevuto il plauso del senatore Pasquale Viespoli e non ultimo di Raffaele Tibaldi del nuovo PSI. Qual è dunque attualmente la situazione e quali le prospettive future? È stato adottato un atto che ha grande senso, credo, di responsabilità nei confronti del territorio, cioè nei confronti di quell'utenza che richiede buona sanità, chiede servizi, e ovviamente questo non può che passare attraverso un mantenimento dei livelli di efficienza che soltanto la presenza, non solo in qualità ma anche in quantità, prima di tutto, richiede una struttura ospedaliera, perché di fronte ad una situazione in cui, a fronte di 312 unità operative previste, ne sono attualmente in carico 240, i 35 sanitari, in particolare quelli di area medica, rappresentano ormai una presenza indispensabile, e anche se queste, insomma, c'è una serie di inibizioni dovute allo stato diciamo di commissariamento della sanità determinato nel 2010 con la dichiarazione appunto di dissesto della sanità, tutte queste inibizioni hanno portato ovviamente a far diventare ormai indispensabili tutti i livelli di collaborazione, perché siamo arrivati ormai a una situazione in cui bisogna far ripartire nuovamente il turnover, e per la verità la decisione adottata, la decisione presa ieri e definita oggi, ha attuato peraltro anche il conforto di questo sblocco parziale che sembra che a livello nazionale si stia determinando nel rilanciare il ricorso al turnover, sia pure nella misura del 20% rispetto a quanto richiesto. Quindi dovremmo avere in Campania 1.000, diciamo, assunzioni nell'ambito della sanità rispetto ai 5.000 previsti. E sicuramente non risolve definitivamente il problema, ma sicuramente segna un cambio di rotta, un cambio di tendenza che non può che far bene alla sanità, ma soprattutto al territorio. Quindi rispetto a una risoluzione definitiva, si sente ottimista? Diciamo che siamo di fronte ad un cambio di rotta, quindi comincia a essere limitato, e si riapre il cantiere dei sì, cioè quello di cominciare a ipotizzare una riapertura dei concorsi, la possibilità di ripartire, di ristrutturare, di riassestare l'intero sistema della sanità, ripeto, con nuove assunzioni. Nuove assunzioni che significa anche, per la verità, un minimo di ottimismo per il territorio e una boccata d'ossigeno anche per i giovani, per chi è attratto al mondo della sanità e che può sperare o di ritornare nella sua terra oppure di ritrovare qui nel proprio territorio una soluzione di lavoro. Ma soprattutto quello di riassestare la macchina intera sanitaria e stabilizzare il giusto rapporto tra domanda e offerta nell'ambito della sanità. Quella di oggi è stata un modo per, attraverso un percorso di responsabilità, un modo per anteporre le ragioni del territorio a quelle della una visione, di tipo notarile rispetto all'attuale situazione. Per questo devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in modo serio e concreto affinché si determinasse una situazione del genere, che hanno contribuito anche a far emergere le reali criticità, in modo da poter assumere un atto in piena responsabilità, ma con la consapevolezza di avere di fronte una grande coesione aziendale che tende tutti insieme a recuperare uno standard di efficienza che non deve essere mai perduto di vista.